Bentrovati amici di Pianeta Lecce TV, comincia una nuova settimana che ci porta a parlare di Lecce Reggiana, ma anche a commentare il big match di ieri sera tra Sud Tirol e Trapani, che diciamo così ci ha interessato e come, visto che si trattava della terza in classifica il Sud Tirol e della prima in classifica il Trapani, insomma due squadre che si sono così annientate a vicenda con un pareggio che forse serve di più al Sud Tirol che al Trapani, che allunga soltanto di un punto nei confronti del Lecce di Antonio Toma. Quindi il riepilogo della classifica è questo: Trapani che va a più 2 e a più 2 su Lecce, il Lecce che domenica prossima andrà a far visita alla Reggiana e cercherà insomma di dare una scossa a questo suo campionato. Mancano 5 partite. Oggi in conferenza stampa Filippo Falco ha detto: noi cercheremo di vincere tutte, il Lecce ha le possibilità di vincere queste ultime 5 partite. Allora parleremo di questo e di tanto altro ancora con due graditissimi ospiti. Il primo, il professore Wojtek Pankiewicz. Salve professore. Buonasera. Grazie per essere venuto. Grazie ai nostri a voi studi. Per l'invito. E insomma, grandissimo tifoso, ma come lo è anche grandissimo tifoso, ma anche un personaggio importante insomma delle associazioni dei tifosi. Lui è l'avvocato Aurelio Pepe. Buonasera. Grazie, avvocato dell'associazione Noi Lecce, associazione Noi Lecce che sta facendo, come ben sapete, un qualcosa di eccezionale con le altre due associazioni, Lecce in Azione e Salento Giallorosso. In sintesi, perché comunque ne abbiamo già parlato venerdì scorso, abbiamo fatto una puntata quasi speciale con Antonio Ricciardo e Diego Frigino. Ricominciamo in sintesi a parlare di che cosa state facendo voi tre associazioni. Francesco, mi dà l'occasione per innanzitutto ringraziare le altre due associazioni, Lecce in Azione e Salento Giallorosso. È un progetto che vede la manifestazione del museo dedicato ai 105 anni della storia del calcio a Lecce. È un primo progetto inserito in un contesto più ampio. Noi come associazione Noi Lecce siamo partiti circa un anno fa e abbiamo avuto la fortuna di poterci interfacciare quasi da subito con un'associazione che svolge un'attività a livello europeo, che è Supporters Direct, che promuove quella che è una direttiva della comunità europea finalizzata proprio a far nascere queste associazioni senza fini di lucro, caratterizzate dai requisiti diciamo della democraticità, della trasparenza, per dar vita ad un modo nuovo di intendere il calcio e soprattutto il rapporto tra la società ed i tifosi. E in questo senso abbiamo da subito coinvolto sia Salento Giallorosso, ultimamente anche Lecce in Azione, per dar vita intanto ad una serie di iniziative comuni per poter unificare il mondo della tifoseria a Lecce e portare avanti questo progetto che, ripeto, a livello europeo c'è stato ultimamente proprio il 2 marzo un incontro con la FIGC, con esponenti della Lega di A, della Lega di B, c'era il presidente Abodi, per dar vita, se possibile, a una struttura che raggruppi un po' queste tre associazioni e che si faccia portavoce di questo nuovo progetto. E dicevo, quella del museo e della mostra è una prima iniziativa, ma contiamo anche di portarne avanti insieme altre. Ecco, quindi praticamente voi tre associazioni avete organizzato, professore, lei lo saprà, questo museo che verrà ospitato all'interno delle mura del Castello Carlo V, 105 anni di storia del Lecce racchiusi dentro questo castello, grazie all'organizzazione e alla passione, più che altro direi, perché è a costo zero. Queste tre associazioni non prenderanno una lira da nessuno e né lo faranno a scopo di lucro. È un dono che queste tre associazioni fanno ai tifosi del Lecce. Un museo con che cosa? Ma e poi ci dirà il professore. Ci sarà un po' di tutto. Ci saranno intanto i trofei che la società ha messo a disposizione. Ci saranno ovviamente maglie storiche. Ci saranno video. Delle foto, video. È un qualcosa di eccezionale, no, professore? È una cosa veramente straordinaria. Io ho avuto ripetutamente sul web modo di congratularmi e di compiacermi con questi amici, perché certamente la nostra storia può insegnarci tanto e comunque dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, e per cui sono convinto che quando ci sarà per esempio l'inaugurazione della mostra la cosa sarà fortemente pubblicizzata e ci sarà una grandissima partecipazione, un grandissimo afflusso di tifosi
perché occorre un risveglio, un risveglio delle coscienze giallorosse. E qui c'è ho visto una foto storica con uno striscione storico della Curva Nord, sì, dice, all'interno della nostra redazione. Salento, sì. Svegliati, il Lecce è tuo. E il Lecce deve tornare a essere patrimonio dell'intero Salento. Guardi, io ho avuto la fortuna di vivere la fase quando eravamo in 50.000 allo stadio di Mare. Siamo stati in 50.000 anche senza i rinnegati, fra virgolette, perché Lecce veniva considerato veramente un patrimonio di tutto il Salento. Ora, con tutto il rispetto per squadre come il Gallipoli, il Nardò, il Casalano, eccetera, però tutti quanti i salentini dovrebbero sentire proprio come patrimonio loro il Lecce e venire a fare il tifo allo stadio di Via del Mare, dove mi auguro quanto prima potranno venire le squadre delle serie professioniste. E poi il discorso dei riempirsi, ecco, lo faremo, perché sì, anche perché siamo... professore, scusi, prego, se la interrompo, prego. Ci agganciamo a questo tifoso che ci scrive, e a proposito di riempire lo stadio scrive: perché non creare una bolgia allo stadio nelle restanti due gare interne, invitando la gente a venire gratis? Lo dico da abbonato, ma anche convinto che qualora lo facesse non si supererebbero le 6.000 unità. Gratis è veramente eccessivo, forse, no? Però sì, anche un perché... prezzo simbolico di 2 euro si può anche fare. Ora, il fatto che lo stadio torni a essere un oceano giallorosso, come quelle bellissime foto che avete qui in questa vostra bella sede, anzi mi congratulo perché ho visto anche le tecnologie, sono la prima volta che rispondo sì ai vostri graditissimi inviti, e quindi è una cosa che sarà veramente di supporto per il tifo giallorosso pianeta Lecce, come lo è già, lo sarà sempre, grazie, lo sarà sempre troppo buono. Di più. E le iniziative si potranno studiare per riempire e per colorare il Via del Mare. Non ci dimentichiamo che noi eravamo fra le 5-6 tifoserie italiane più numerose, più colorate e più calorose. È vero. Non vi dimenticate che sulle riviste specializzate come La Curva, eccetera, ogni puntata, ogni settimana usciva una fotografia delle coreografie che si facevano allo stadio di Via del Mare. È vero. Capire perché ci siamo ridotti così occorrerebbe un discorso a parte, una trasmissione a parte, con cui io sono a disposizione. Ci sarà occasione per poterlo fare. Però ecco, allora l'amico vuole una risposta. Io gli dico che l'idea è bellissima. Poi quest'idea della bolgia giallorossa, no? Del tripudio giallorosso, sì. Dell'oceano giallorosso, amico mio, la bolgia, io dico uno tsunami giallorosso dobbiamo fare. Però ecco, preliminare, e poi parleremo di quello che si può fare, preliminare vince a Reggio Emilia. Certo. Ce la faranno? Ecco, ed è una delle altre domande che ci fanno, perché vabbè, iniziamo a leggere, poi mi sembra che l'ho letta più in là, che ci chiedevano, perché c'è l'Eccese Salentino che scrive: quanto è credibile un allenatore che si smentisce da solo, mai porte chiuse, 32 soluzioni in attacco, mai DVD sugli avversari, 1200 tiri, eccetera eccetera. Vabbè, un po', diciamo così, polemico nei confronti di mister Toma. Giustamente. D'accordo, perché siete d'accordo, perché Tome in effetti aveva detto: si è rimangiato tutto, siamo alla Ferrari, vinceremo tutte, non farò mai un allenamento a porte chiuse. Purtroppo è stato un errore della società prendere un allenatore che per gli scopi che si avevano non mi è sembrato subito adeguato. Bisognava prendere un allenatore esperto, e d'altra parte bisogna anche, no? Vedendo le risse eccetera, i giocatori non hanno rispetto, serviva un tipo alla Cosmi, alla Papadopoulo, alla Carletto Manzoni, ma tu dici quelli sarebbero costati e la società però si poteva fare, secondo me avrebbero accettato un contratto del tipo: tu vieni, io ti do 4 soldi adesso, però se vinci il campionato e ci porti in Serie B ti pago come si deve. Io penso che a cominciare qualcuno da qualcuno avrebbe accettato. Sì. Occorreva un allenatore esperto. Tu sei d'accordo? Io non entro nel merito delle competenze tecniche di Toma, anche perché non ho io le competenze tecniche per poter giudicare un allenatore come Toma. Sì. Però mi ricollego a quello che ha detto il professore. Toma in conferenza stampa l'altro ieri ha detto una cosa importante a proposito della rissa che c'è stata tra De Rosa e Usciai, se non sbaglio. De Rosa e Pia. Ha detto che è venuto a Lecce e aveva trovato una polveriera. Ora è evidente,
lo si vociferava, lo sapevamo un po' tutti, che all'interno dello spogliatoio c'erano un po' di problematiche legate al rapporto tra alcuni giocatori e l'allenatore Lerda o tra gruppi di giocatori all'interno dello spogliatoio. E forse in questa occasione, come ha sottolineato il professor Pankiewicz, un allenatore con un polso fermo e una società più presente dal punto di vista proprio della gestione dello spogliatoio sarebbe stata più indicata. Detto questo, i problemi del Lecce, a mio avviso, non sono dovuti tanto o soltanto all'allenatore, quanto ad una mancanza nel calcio moderno, una cosa che io sostengo nel mio piccolo, uh-huh. E nel calcio moderno in tutte le categorie, a cominciare dalla Serie A, la Serie B, la Serie C, ma anche a livello europeo, l'abbiamo visto nella partita Juventus-Bayern, secondo me le squadre che sono tecnicamente superiori, come sulla carta del Lecce rispetto ad altre squadre, se a questa tecnica non aggiungono un'intensità di gioco, non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale, per 90 minuti, bravo, è ovvio che trovano difficoltà in qualunque categoria, certo, anche con squadre di livello tecnico nettamente inferiore. Ieri ho visto in parte la partita su Tirolo-Trapani. Certo. Ora, come ti dicevo prima, già vedere queste partite e questo livello di partita che per 20 anni siamo stati abituati a vedere ben altro, un po' diviene il magone. Certo. Però vedevo dal punto di vista tecnico delle squadre che assolutamente erano inferiori a quelle che può esprimere sulla carta il Lecce. Il problema rimane sempre lo stesso: quando noi giochiamo non solo contro il Trapani, il Sud Tirolo o altre, ma anche con squadre di classifica anche inferiore, manca secondo me quell'intensità che avevamo visto invece nelle prime giornate di campionato, dove il Lecce, pronti via, partiva sparato. Con ma forse con c'era pure il timore degli avversari, no? Che non ci conoscevano. Secondo me l'amico avvocato Pepe è stato perfetto nel suo intervento. Quello che sta mancando a Lecce, anche se nel complesso, insomma, la media punti non è male, certo, che stiamo, chiaro, conseguendo, però è l'autorevolezza del gioco e l'atteggiamento mentale. Guardate, a me due cose veramente mi hanno lasciato sconfortato e mi hanno preoccupato. Purtroppo ho avuto ragione, avrei preferito sbagliarmi. Primo, abbiamo buttato al vento la finale di Coppa Italia, perché sì, quando abbiamo fatto l'incontro in casa con il Latina mancavano ben 5 giorni alla gara col Trapani, quindi si poteva schierare la squadra titolare e vincere la gara, sì, con Latina. Il fatto di essersi dimostrati già impauriti, abbiamo schierato i ragazzi, ma sia perché qualcuno si stancava troppo, eccetera, questo è stato un brutto segnale. E poi quando l'ultima, è giusto per non portarla per le lunghe, col Pavia, è vero che abbiamo vinto, però abbiamo vinto 1-0, considerato il tasso tecnico del Pavia. Però in quella partita il post toma pure lì un po', diciamo così, polemico nei confronti forse della tifoseria, perché alla domanda di un collega giornalista, cioè, come mai questo muso lungo, e Thomas dice, sembra che Lecce ci fosse un funerale. Ma infatti, invece siamo noi per puro caso non abbiamo preso un gol che poteva essere casuale nel pareggio. L'ultimo minuto, no? C'è meritato, ma è stato un Lecce, non dico inguardabile, ma quasi. Quindi no, io sono un abbonato di Curva Sud, però mi è andata alla grande, perché a noi di Curva Sud ci hanno messo in tribuna centrale. No, in tribuna centrale. Ah, centrale. Stato Nord. Quindi io Roma ce l'ho sotto. E quando è uscito, insieme a centinaia di altri tifosi, e lo abbiamo contestato, pur avendo avuto la vittoria. Non è in modo. Il Lecce, lui stesso ha detto, è una Ferrari, parole sue, la metafora della Ferrari e di Tom. Ma una Ferrari non può vincere in quel modo, veramente, mediocre. Sì, però c'è anche forse da dire, per carità, non sto facendo l'avvocato difensore di Toma, però c'è anche da dire che Toma non ha giocato in queste ultime giornate di campionato con delle vere punte. Cioè, quanto è mancato, diciamo la verità, ad Antonio Toma un Cevanton, un Foti, perché Geda, no, diciamola tutta, non è una prima punta, è una seconda punta, è un adattato, come Bogliasino sta lì che fa. Guarda, io mi auguro che sia così, e quindi adesso che le 5 restanti, c'è, le vinciamo tutte e 5, c'è, possibilmente alla grande, perché finalmente con il rientro di Foti e di Cevanton abbiamo le due. E lì Toma praticamente non può più dire niente. No, insomma, anche perché effettivamente, a proposito di quello che dicevi della mancanza di Foti o di Cevanton, io notavo questo quando il Lecce, allenato da Lerda, aveva in squadra Foti al meglio delle condizioni, diciamo, mm-hmm, e soprattutto un Bogliasino che sin dalle prime giornate si è dimostrato un elemento secondo me fondamentale, e lo è tuttora.
perché sia Lerda che Toma, almeno per le prime partite, hanno giocato con due centrocampisti, sostanzialmente un centrocampo formato da Memusciai e Giacomazzi, o De Rose e Giacomazzi, o De Rose e Memusciai. Adesso Toma è passato invece con lo schieramento a tre, certo. E lì era fondamentale il lavoro che faceva Bogliasino tra le linee. Uh-huh. Da qui la mancanza sia per un certo periodo di tempo di Bogliasino sia di Foti, che ovviamente finalizzava quello che era il gioco sulle fasce, si è fatta sentire sia nella gestione Lerda, secondo me, che nella gestione Toma. Adesso sì, con rientro... anche perché Aurelio spiegava, sì. Toma, io come faccio, perché tutti mi dicono questo Lecce non lancia palla in avanti in certe situazioni, ma Toma nell'ultima conferenza stampa Aurelio spiegava, sì, ma come faccio io a giocare con palle in avanti se in avanti non ho un Foti, quella... io avendo Falco o Geda o Bogliasino, tra l'altro Geda viene criticato aspramente per il suo tipo di gioco, però Geda è quello come tipo di giocatore, è sempre stato quello, cioè è un giocatore che si dà da fare, lotta in avanti, ma non è stato mai un finalizzatore neanche nel periodo, sì, d'oro di Geda, e quindi è adattato a quel ruolo. Va bene, dai, iniziamo a leggere i messaggi perché stanno arrivando tantissimi, ne stanno arrivando. Bisogna vincere, ci scrive, pensate che questo Lecce senza testa né coda possa davvero vincere le restanti 5 partite? Pensate davvero che questo Lecce possa vincere a Reggio Emilia o fare meglio del Trapani a Bolzano? Secondo me farà 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Questo è il parere di Bisogna vincere. Curva Nord 96. Ha ragione Leccese Salentino, se proprio dobbiamo usare un peso e una misura, questo signore che ci allena, rivolto a Toma, era il secondo di Conte a Bari, è venuto in casa a vincere il derby, il ritorno dello 0-4 del San Nicola, diciamo ste cose, sarà pure un predestinato, ma Decene poi ci scrive, ma a livello di campanile e barese almeno quanto Conte, vabbè, questo è un suo pensiero, però non sono totalmente d'accordo. Beh, Antonio Toma è stato il vice di Conte a Bari, ma non vuol dire che è barese, o no? No, questa assimilazione poi penso che sia ininfluente, quindi, tranne che non veda l'amico che scrive questa cosa come una sorta di maleficio, mi auguro decisamente di no. Una cosa è certa, è un po' la costante degli interventi che lei, cortesissimo conduttore, ha citato. Bisogna vincere, cioè qui né chiacchiere. Due vittorie, due pareggi, una sconfitta? Tutte 5 vittorie. Servono 5 vittorie. Quindi devono dare tutto. Il trapani deve sentire sul collo. E i giocatori. Perché con 5 vittorie... 2 punti di svantaggio si può sperare obiettivamente di prendere il primo posto. Certo, è una cosa triste, veramente triste, che mi indigna, sì, che oggi, che avremmo già dovuto conseguire la matematica promozione, stiamo qui a sperare che il Lecce vinca 5 gare e che il Trapani perda. Lo so. Devo dire, se lei me lo consente, rapidissimamente una cosa. Ieri sera, poco dopo le 22:30, io ero a casa e lavoravo nel mio studio. A un certo punto sento mio figlio Carol, che era nella sua stanza, esultare come un pazzo. Ma dico, chi sarà? Mi ero pure dimenticato. Sarà Roma-Lazio o sarà Sud di Roma? Però mi segnava questo fatto. Come? Io, che sono stato abituato pure, no, Lecce-Juve, Lecce-Juve, devo seguire Sud Tirolo, cosa. No, proprio c'è un atteggiamento di arrabbiatura da parte. Sì. Sono andato e mio figlio esultava perché... sul rigore aveva pareggiato il Sud Tirolo. Allora ho esultato pure io, perché io spero che, nonostante Toma, nonostante qualche sbaglio della conduzione del tesoro, nonostante i giocatori che hanno pure almeno alcuni le loro responsabilità, spero che si torni in Serie B e nel calcio professionistico. Però dopo un attimo di esultazione mi sono guardato negli occhi con mio figlio, c'è, e il nostro sguardo voleva dire questo: papà, come siamo caduti in basso. E non avrei mai immaginato di esultare perché il Sud Tirol, di cui ignoravo l'esistenza calcistica, aveva fatto un gol al Trapani. Speriamo di tornare in palcoscenici, ecco, più adatti alla storia del Lecce, della quale così meritoriamente gli amici di Noi Lecce si stanno occupando. Noi Lecce, Lecce in azione, sta dentro giallo rosso. Sì, allora, ovviamente insieme. L'avvocato Pinuccio Milli ci scrive. Mitico, ciao Pinuccio. E scrive al mio amico Aurelio: noi tifosi giochiamo due partite, una allo stadio ad incoraggiare il Lecce, l'altra nella quotidianità, in quanto dobbiamo tutelarci
ad evitare l'estinzione. La mostra che si terrà al Castello Carlo V è indizio di esistenza. Ritroviamoci tutti e uniamoci stretti attorno ai colori giallorossi, un po' come ho fatto ad agosto scorso alle Cantelmo. Sì, sì. L'avvocato Pinuccio Milli fece insomma una bellissima cosa all'officina di Cantelmo, tutta la tifoseria giallorossa, dagli ultra al semplice tifoso. Bravo Pinuccio, dobbiamo proprio riscoprire il cuore giallorosso, il cuore giallorosso di tutto il Salento. E quindi insomma Pinuccio evidenzia che dobbiamo stare tutti uniti e l'unione fa la forza. Giallo Red ci scrive: secondo Panchievich, quanto è pesante l'assenza di Foti in questo Lecce? Beh, mi sembra che sia emerso nella prima parte della discussione. Uno degli alibi dell'allenatore Toma è che non ha avuto le punte, quindi Foti, che ha fatto, se non sbaglio, già 8 gol. Ecco, quindi è stato obiettivamente un'assenza rilevante, anche se il sottoscritto è convinto che, dato il tasso tecnico del Lecce, si poteva trovare qualche accorgimento tattico per vincere lo stesso tutte le gare. Ok, per Rex, per l'avvocato Pepe, se volessi consegnare una maglietta di Pasculli, a chi mi dovrei rivolgere? Se la consegno, chi mi assicura che mi tornerà indietro? Grazie. Allora sì, intanto ci sono... La maglietta di Pasculli, uno se la tiene bella stretta. Intanto si può rivolgere, può mandare una mail al sito di Noi Lecce, di Lecce Nazione o di Salento Giallorosso. Sì. È assicurata ovviamente la restituzione, nel senso che si farà una consegna con tanto di verbale, si assicura ovviamente la perfetta conservazione in questo caso della maglietta, e poi la restituzione alla fine della mossa. Su questo si può stare massima serietà, massima sicurezza. 105 anni di Lecce per il professore, insomma, da capire se che cosa intende. Dice: ma il professor Panchievich dov'era nel 2008 quando dovevamo festeggiare i 100 anni della società? Perché non si è mosso con i Semeraro? Dato che siamo a Pianeta Lecce, vorrei chiedergli in che pianeta vivi. Io peraltro nel 2008 ero consigliere comunale e ho fatto un casino ho contestato il sindaco, ho contestato l'assessore allo sport Alfarano, ho contestato anche perché l'avevo organizzata io a costo zero, avevo parlato con Loddi che mi portava gratis Montenegro. Avevo parlato con Mimmo Renna, che è un amico, avevo parlato con un altro amico che in parrocchia, dove veniva ammessa Carletto Mazzoa, insomma. Ma con il Semeraro si era pure mosso, no? Quindi, sono stato durissimo dai talk show, quelle lunedì giallorosso, di Lubia, eccetera. Sono stato in contatto diretto con Fenucci, ho usato anche parole pesanti. Per me è inconcepibile che 100 anni di calcio a Lecce, è inconcepibile. Peraltro io conservo le copie con il numero di protocollo, ho fatto interrogazioni, interpellanze al comune, e a costo zero avrei in piazza Sant'Oronzo organizzato la festa per... Ma lei con Fenucci che cosa si disse? Cioè cosa le disse Fenucci? Noi non la facciamo perché... Sostenne, secondo me, una tesi che assolutamente non stava in piedi. Sostenne che non erano i 100 anni dell'Unione Sportiva Lecce, ma erano dello Sporting. Cioè, perché Lecce all'inizio si chiamava Sporting, e quindi che loro non erano tenuti a festeggiarlo. E questa è stata una delle ragioni per cui il feeling fra noi tifosi giallorossi e la società è andato ancora più sfilacciandosi e diminuendo. E perché c'è il 1900? Perché è inconcepibile che una società di fronte a un tifoso, un gruppo che dici ti organizzo la festa a costo zero, tu dai il tuo piccolo contributo. Infatti c'è questa concorrenza sulle maglie comunque. Nel 1908 lo vediamo sulle maglie. Non solo, ma la cosa grave era che in quei giorni ad ASICS, al negozio dei gadget, Piazza Mazzini, tanto è chiuso, possiamo fare pubblicità. Si vendevano le sciarpe, le cose del centenario, e poi la società rinnegava dicendo che erano, per me è stato uno degli episodi più neri della gestione. Quindi, mio caro, 105 e anche dell'amministrazione comunale leccese, e anche no, mi sembra che fecero qualcosa. Fatto cartelloni all'inizio, però la festa dei 100 anni non si ricordo sulla circonvallazione c'erano le foto dei giocatori, uscirono un po' di cose, eccetera, però la vera e propria festa in piazza o allo stadio con i tifosi che io proposi in tutti i modi non si è mai fatta, ed è un cruccio che mi è rimasto. Però
adesso ci possiamo rifare con questa mostra dei 105 anni, tutti scatenati al Carlo V, professore. E ci dobbiamo rifare. Assolutamente. E ci dobbiamo rifare. Allora, speriamo tutti quanti al Carlo V e poi speriamo tutti in piazza a festeggiare, perché il tifoso, l'ultra, non è che ama tanto festeggiare nelle sale chiuse. Certo. Possiamo anche avere qualche momento. Posso migliorare a festeggiare? Noi dobbiamo andare all'anfiteatro, noi dobbiamo andare con i clacson, con le trombe, come per i tempi. Auguriamoci. Il castello è grande, qualche spazietto. Auguriamoci di poter fare una bella festa al chiuso e all'aperto. Quindi, mio caro 105 anni di Lecce, mi dispiace, ma il professore Panchievich. No, ho le carte in regola, possiamo fare una trasmissione apposta e porto tutto. Nel 2008. Allora. Scalamasiu ci scrive: ora è giunto il momento di essere seri, lasciar perdere le insomma delle cose e cercare di essere tutti uniti per la causa del Lecce. Ci siamo capiti, vero? Sì, ci siamo capiti, sì, insomma. Siamo tutti fatti uniti, però, praticamente nella chiarezza, non possiamo, perché molte volte il volemus è bene è dannoso. Noi siamo compatti, noi siamo pronti a gremire lo stadio di Via del Mare, però l'allenatore e la squadra devono vincere le gare e c'è poco da fare. Noi cinque ne sono rimasti, non si può più scherzare. Assolutamente. Lecce mio ci scrive: Nunzio, ospiterete anche giornalisti e non che hanno detto che il Lecce è nato nel 1927, o avete un'area riservata per loro? Quindi penso è riferito a te, Nunzio. Vabbè, avrà sbagliato. D'accordissimo con Milli, il leccese si sta estinguendo grazie a Pineta Lecce e a queste associazioni che ci fanno e fanno sentire il Lecce vivo. Complimenti per la mega intervista dei 105 anni di Pineta Lecce. Perché non mettere alcune dichiarazioni di quella intervista sui muri con la citazione? Con la citazione mettevano i brividi. Vabbè, è un'idea questa. Era praticamente... Ci saranno ospiti, diciamo, un po' che hanno fatto la storia. Sì, no, praticamente... Speriamo, però, giornalisti, sì. È polemico, ovviamente. No, sì, vabbè, allora praticamente ci sono, come sapete, a Lecce ci sono due fazioni, cioè la fazione che dice 87 anni e la fazione che dice 105. Diceva questo nostro utente: invitate pure chi dice 87 anni. Inviteremo tutti, purché siamo tifosi a Lecce. Ok, allora. Giangia Naturale, sera a tutti. Professore, vorrei dirle che basterebbe far entrare due tamburi nella curva per renderla una bolgia. Non si possono chiedere permessi per i tamburi? Che pensano che i tifosi hanno tamburi da gettare per loro? Mai. Libertà di tifo, insomma. Sì, sappiamo, ha ragione, per me è un assurdo. Non è che la questura di Lecce non li ammette, credo che non sono adesso. No, e bisogna che l'autorizzazione la questura. Sono proibiti i tamburi. Cioè, sì, io farei, era così bello quando. Se mi permetti, Francesco, questo è un problema serio che riguarda un po' la tessera del tifoso, tutte le limitazioni che sono state introdotte negli ultimi anni. Ora, io personalmente sono dell'avviso che questo tipo di battaglie vadano diciamo combattute nelle sedi opportune. In questo senso, proprio quell'unitarietà dei tifosi e dare vita a delle associazioni che abbiano una loro forza, non solo numerica, ma anche rappresentativa, tanto da potersi interfacciare con quelle che sono le strutture, non parlo della questura, parlo proprio a livello di Federazione Italiana Gioco Calcio, di Lega, eccetera. Avere una struttura che possa interloquire, possa portare avanti le istanze della tifoseria, sì, potrebbe essere un aspetto importante, perché purtroppo sappiamo che al giorno d'oggi quello che conta sono le televisioni, quindi la Pay TV, queste società che ovviamente vedono il tifoso solo come il cliente che se vuole paga il biglietto, se no può stare a casa a vedersi la partita in TV non va bene. Sono queste le battaglie dobbiamo che vanno... tornare alla cultura tradizionale del tifo. Per me tifo è stare sui gradoni, non mi interessa neanche se c'è il seggiolino, stare sui gradoni e di questo abbiamo discusso proprio con i tamburi devono tornare. È assurdo proibire. Che pericolo ci può essere che però al di là del discorso dei tamburi, allora io dico una cosa: abbiamo vissuto insomma un'estate bollente di fuoco, no? Certo. Allora siamo retrocessi in Lega Pro, va bene che ci sta insomma il morale basso, però il Lecce quest'anno, se te lo volevi andare a vedere, dovevi andare al Via del Mare, non c'erano televisioni, non c'erano radio, non c'era niente. Il tifo a Lecce continua a essere, nonostante non ci fossero le PTV, quello. Beh, guardi,
Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando. È veramente colpa eravamo, di Bedibù a Lecce? Quest'anno siamo stati, credo che lo siamo tuttori, la prima tifoseria d'Italia in Serie C. Ma è possibile che Lecce non riesca ad andare al di là dei 5-6 mila spettatori? No, il ma saremmo andati, c'era stato questo risveglio di entusiasmo, anche il numero di abbonati tutto sommato era buono. Poi purtroppo c'è stata la crisi, e quindi le sconfitte, e quindi questo cambio di allenatore che non arrivava, si è voluto insistere troppo, ecco dove hanno sbagliato, ha sbagliato il padron tesoro. Prima di Natale andava cacciato via Lerda, quando ormai tutti c'eravamo accorti che non teneva più in mano lo spogliatoio. A proposito, vi devo fare una piccola tiratina d'orecchia a voi di Pianeta Lecce. Sì, mi avete giocato. Dopo, eravamo poco prima di Natale, mi pare, adesso la data precisa non la ricordo, sì. Dopo quella umiliante sconfitta di 4-0, mi sembra, col Feralti Salò, io mi sfogai, finì di vedere la partita in televisione, andai su Facebook, sì. E dissi, cacciare entro un'ora, entro un minuto, Lerda, se scrissi, se no se ne vadano pure i tesoro, no? Ah, sì. Voi mi avete catturato, l'avete messo sulla home page del pianeta. Allora, facendo pensare a qualcuno, ma le sue parole, che io... quando parla lì come un personaggio importante, no, allora vengono pesate. Allora, no? Allora... È chiaro che era uno sfogo, è chiaro che io sono riconoscente tesoro. Io mi auguro che sotto i tesoro, ecco, cominci un'altra lunga vita, era, un'era storica, visto che siamo, certo, nuova, ecco, che ci veda tornare in Serie B, in Serie A, pieno di successi. Però lì l'hanno portata troppo per le lunghe. Infatti, poi un mese dopo hanno cacciato Lerda, ma intanto avevamo dilapidato tutto il vantaggio. Quindi aveva ragione lei? Purtroppo avevo ragione io, bisognava cacciarlo quel giorno stesso. Allora, Gigi ci scrive, Geda non è pronto per fare la prima punta, troppe responsabilità, lui è tipo da gioca bonito, se gli metti Foti o Ceva accanto gli fa fare una marea di gol, e lui più spensierato e meno coperto può fare quei 7-8 gol. Bene, in effetti un Geda... che affianca Foti o Cevantone, una prima punta forse potrebbe rendere di più, sì, no? Sì, di un Geda prima punta. Quello che avevamo detto prima, Geda non è una prima punta. Sicuramente quindi. Sì. Io vivo di Lecce, ci scrive, a Toma saranno anche mancati Foti e Cevantone, ma al contrario di Lerda ha avuto a disposizione una squadra rifatta nella difesa a dicembre, ed un Giacomazzi in forma, capitano che Lerda ha avuto solo per le prime 3 giornate, per non parlare di Bogliasino che ora è pronta, è pronto. Ora sono disponibili anche Ceva e Foti e non abbiamo più scuse, si deve... vincere. Paolo da Roma, intanto il Trapani non ha vinto ma noi non possiamo gioire, prima vinciamole tutte e poi vedremo se potremo guardare i risultati del Trapani, è giusto. Mino da Lecce, il Lecce di Lerda lo ha lasciato il Lecce Lerda lo ha lasciato secondo ad un punto dal primo posto, ora con Toma è a 2 punti dal primo posto, la verità è che se non fosse stato per il filotto di vittorie d'inizio campionato forse oggi il Lecce sarebbe in lotta per i playoff e non per il primo posto. Beh, in effetti, nonostante, diciamo così, la maretta che si era creata tra alcuni dello spogliatoio e Lerda ha lasciato il Lecce primo in classifica e semifinalista di Coppa Italia di Lega Pro. Era proprio tutta colpa di Lerda? O c'è stato, secondo voi, un qualcosa dietro gli spogliatoi? Secondo me, io, se posso, non credo che fosse tutta colpa di Lerda, nel senso che è evidente che qualcosa si era rotto nello spogliatoio tra Lerda e alcuni giocatori. In questo senso, se si vogliono dare delle colpe a Lerda, probabilmente le avrà in quest'ambito. Dal punto di vista del gioco, ribadisco forse quello che ho già detto un attimo prima, noi siamo partiti a sprombattuto, dal punto di vista fisico, mentale, dal punto di vista del gioco, abbiamo dominato la prima parte del campionato. Poi, guarda caso, con l'assenza di Bogliasino e con l'assenza di Foti, qualcosa dal punto di vista anche del gioco si è rotto. E si è rotto poi qualcosa anche nello spogliatoio, nei rapporti con l'allenatore. Ora, con l'avvento di Toma, sinceramente, tranne, ripeto, non sono un tecnico, quindi non posso giudicare dal punto di vista tecnico minuziosamente le differenze nel due tipi di giochi tra i due allenatori, però non ho visto un cambio di passo dal punto di vista del gioco così netto rispetto al Lecce di Lerda, tant'è che poi i risultati che ne sono conseguiti sono sostanzialmente quelli della seconda parte della gestione Lerda, dovuti a trasferte che abbiamo visto in cui Lecce ha sofferto parecchio anche in casa,
dopo essere partito, diciamo, in alcune partite con il piglio giusto, si è via via spento, ha rischiato anche di pareggiare delle partite che sulla carta, penso al Pavia, penso al Comacciava, potevano essere condotte in porto, diciamo, in maniera agevole. Io ripeto, non so se fosse tutta colpa di Lerda, certo è che la situazione non è certamente migliorata in maniera netta con l'avvento del nuovo allenatore. Probabilmente non era lì il problema, certo. Probabilmente il problema lo si trova all'interno dello spogliatoio e quegli episodi che si manifestano. Toma giustamente dal suo punto di vista dice nel calcio si sono sempre verificati, sì è vero, però se si verifica in una squadra e in un arco temporale, quello di una stagione, in cui si verificano due o tre episodi del genere, in cui abbiamo avuto, diciamo, la conferma che a novembre qualcosa nello spogliatoio si era rotto, allora evidentemente il problema vedo il professore che scalpita, sì, perché mi pare che adesso sia pure nel breve tempo a nostra disposizione l'analisi si sta facendo completa ed esauriente, cioè. Abbiamo focalizzato le responsabilità della società che secondo me sono state soprattutto due: non aver esonerato almeno un mese prima Lerda e non aver preso un allenatore più esperto, più prestigioso. Poi abbiamo messo a fuoco, adesso stanno venendo le responsabilità pure dei giocatori, dopo quelle della società e dopo quella degli allenatori. Ora, circolano voci, io non lo so perché non ho le prove, personalmente non l'ho visto, che alcuni giocatori conducono una vita un po' sregolata, sia sotto il profilo degli orari, sia sotto il profilo delle bibite con le quali si abbeverano. Ripeto, non lo so, però siccome la cosa mi viene riferita con una certa costanza da più persona, indizi fanno una prova. Allora la raccomandazione che darei ai giocatori, al senso di responsabilità loro, all'autodisciplina, però alla società e a chi ha questo compito di vigilare, ecco, un poco di più, perché secondo me la società ha sbagliato, l'allenatore ha sbagliato, ma anche i giocatori hanno le loro gravi responsabilità, anche perché comunque scendono loro in campo e sono loro che decidono a volte il destino del Lecce. È proprio così. Zemanlandia ci scrive un virgolettato, una sua citazione: dato il tasso tecnico del Lecce si poteva trovare qualche accorgimento diverso per vincere le partite. Parole sante, Pankiewicz. Grazie. Allora, poi c'è Ettore che ci scrive: mi è sembrato di capire che Toma in conferenza stampa abbia battibeccato con i giornalisti. Sapete dirmi il perché? Pare che Toma abbia polemicamente detto che i giornalisti andrebbero bocciati. Beh, questo non lo so. Ha detto semplicemente per quanto riguarda l'ultima conferenza stampa, non lo so, no, la penultima, quella in casa, no, non l'ultima ha nell'ultima conferenza stampa io l'ho ascoltata, Toma se l'è presa con i giornalisti perché a suo dire avrebbero scritto che a seguito di quell'episodio tra Pia e De Rose lui avesse interrotto l'allenamento. Lui ha detto che non rispondeva al vero questa circostanza, per cui accusato i giornalisti questo. A me è sembrata più un attaccare i giornalisti che fanno il loro, diciamo, esercitano il loro diritto di cronaca, quindi riportano esattamente quello che succede, possono sbagliare, non sbagliare, riportare notizie più o meno esatte, però sì, fanno il loro mestiere. Forse lui ha evidenziato il fatto che in alcune testate si è scritto che dopo la rissa De Rose Pia c'è stato proprio l'interruzione dell'allenamento, sì, ma in realtà è vero, l'interruzione dell'allenamento non c'è stata. Infatti noi di Viene da Lecce, per quello noi avevamo il nostro inviato che ha seguito, ci ha riportato che l'allenamento è proseguito, è stato soltanto allontanato PA e quindi mandato negli spogliatoi PA, ma l'allenamento è proseguito regolarmente, quindi forse per la critica era in questo senso nei confronti dei giornalisti, perché sì, c'è stata una specie di spiegazione dove si evidenziava che fosse stato sospeso l'allenamento, ma in realtà è proseguito tutto in maniera regolare. Era solo questo l'aspetto per il quale lui si è scagliato contro i giornalisti, diciamo. Ok, allora Lecce Mio scrive: rivolto a te, i miei erano complimenti per te e per voi, polemiche per chi rinnega i 105 anni. Poi c'è Tifoso che scrive: Lerda, per essere precisi, ha lasciato il Lecce in caduta libera. Depa scrive: la storia delle porte chiuse, parlo degli allenamenti, è curiosa. Se organizziamo una presenza costante possiamo incoraggiare la squadra. Beh, i tifosi battibeccano, no, su questa vicenda, porte chiuse, porte aperte. Toma ha detto: io mi alleno con le porte aperte, e poi in realtà si allena con le porte chiuse. Allora, che sta succedendo?
Allora, se sta preparando qualche schema tattico, eccetera, rivoluzionario, che ci consentirà di vincere tutte e cinque le gare, e quindi non vuole che siano gli osservatori delle squadre avversarie che siano informati sulla cosa, che ben vengano le porte chiuse. Però se è soltanto un modo per non far trasparire all'esterno qualche nervosismo di troppo, ecco, cioè, può essere un po' carenza, ma giusto per, diciamo così, preservare la squadra da queste polemiche. Sì, secondo me questo è il motivo. Sostanzialmente lui vuole, diciamo, tutelare la squadra, cercando di evitare di fare gruppo, come si suol dire in questi casi, cercando proprio di far venire meno quelle tensioni e quel nervosismo che ovviamente in prossimità della fine del campionato è chiaro, soprattutto per come sta andando il Lecce. Poi c'è Antonio Tesoro che settimana scorsa con un comunicato ha detto: non drammatizziamo, io la prendo più come qualcosa, un segno positivo, questi scontri, diciamo così, di gioco che servono per caricare la squadra, sono la voglia di dare a questa squadra quel qualcosa in più. Quindi evitiamo di fare polemiche, ci sta che negli allenamenti c'è qualcuno che vuole dare qualcosa in più, però il professore ride perché è un modo singolare di voler mostrare la propria generosità. Secondo me invece è un brutto segno, cioè è un segno di un nervosismo, è un segno di una compattezza che non c'è, perché arrivare alle mani è una cosa brutta. E quindi se c'è veramente lo spirito di squadra, di abnegazione, queste cose non dovrebbero succedere. Quindi mi permetto di dissentire da quello che ha detto Antonio Tesoro. Ok, Puntiglio: c'è qualche giocatore che professa amore eterno per la maglia giallorossa, ma è il primo, anche se non gioca, quando lo dice lui, ed è appoggiato da tanti tifosi, rompe lo spogliatoio ed anche qualcos'altro. L'ha fatto con De Canio, poi con Lerd e ora con Toma. Riflettete, beh, dagli indizi portano, è una sola persona, portano tutto a Cevanton, però insomma, secondo voi Cevanton è stato la causa dell'esonero di Lerda? Perché parecchi dicono: quando c'era Lerda, Cevanton twittava alla grande: sto bene, io non gioco, sto bene. E forse c'è stato un peso eccessivo nei confronti di Lerda? Giacomo Mazzi non andavano le cose, cioè, diciamo, con tutti i più carismatici dello spogliatoio era stato capace di... Quindi la colpa di Lerda è di non emergersi dei senatori. Il limite caratteriale di Lerda è stato quello: non aver saputo trovare un feeling con i senatori. Secondo te Lerda ha pagato il non feeling con i senatori? Sicuramente, l'abbiamo detto più volte, qualcosa nello spogliatoio tra Lerda ed alcuni giocatori si è rotto. Ora, nello specifico, possono essere Cevanton, Giacomazzi, possono essere anche altri, per carità. Certo. E sul discorso di Cevanton invece un discorso secondo me un po' più complesso, perché tutti amiamo Cevanton, è stata una nostra bandiera, gli vogliamo bene, voglio dire, come tifosi lo adoriamo, il nostro idolo e tutto, però bisognerebbe anche chiedersi perché con De Canio non giocava, perché con Lerda non giocava, perché fino a poco tempo fa, quando magari era rientrato in forma con Toma, non giocava. Probabilmente tutti gli allenatori, io non credo che tutti e tre siano dei folli a privarsi di un giocatore come Cevanton se nelle condizioni di giocare, probabilmente ancora ha dei limiti fisici, per cui la rottura del tendine d'Achille poi quella è una cosa mia, esatto, no? Quindi probabilmente non parlo del giocatore in sé dal punto di vista del carattere, dal punto di vista tecnico, quanto proprio delle condizioni fisiche. Ora, se questo ha portato Cevanton a rompere con Lerda e prima ancora con De Canio, a creare problematiche nello spogliatoio, questo non lo possiamo sapere con certezza. Adesso, in queste ultime assolutamente. 5 partite che dovrà dare per forza di cosa tutto per questo Lecce. Rocco 101, pensiamo a vincere domenica, altrimenti il prossimo anno si gioca a San Cesario. Speriamo di no. Poi c'è Spartaco che scrive: se non andiamo in B l'anno prossimo, Lecce Spartak in terza categoria. Va bene. Poi c'è da Facebook Daniele Sarcinella che ci scrive: questo sottovalutare la serie in cui ci troviamo è alla base di tutti i nostri, se così possiamo definirli, problemi. Bisogna calarsi in questa che purtroppo al momento è la nostra realtà. Con la spocchiosità non si va da nessuna parte, anima, cuore e corsa. Beh, è giusto, no? Questo è vero, certo. Questo è vero, anche perché anima, cuore e corsa. Ci sono giocatori, secondo voi, anche gioco, come dicevo. Anche gioco. Ma ci sono, secondo voi, giocatori che hanno pensato ancora che l'anno scorso giocavano in Serie A e che... Perché no, questo no. C'è stato un mancamento, forse. Secondo me è un po' tutti, è una questione proprio di mentalità. Secondo me un po' tutta la squadra
dopo un inizio brillante in cui, ripeto, sembrava essersi calata in questa Serie C con la mentalità giusta, poi un po' ha mollato le redini, per così dire. La mentalità chi gliela dà? L'allenatore? L'allenatore, a volte alcuni giocatori ce l'hanno innata la mentalità vincente, per la verità. Serve alcuni il mental giocatori. Coach a questo Lecce, professore? Guai, io... assurdo, c'è chi dice che è assurdo, Mazzone, Cosmi, Carletto Mazzone, grandi motivatori, grandi motivatori. Poi c'è anche un problema di gioco, ha detto lei. Io una cosa che sostengo sempre, prendo ad esempio la storia di Conte, che era partito col 4-2-4 per poi capire che probabilmente quel modulo di gioco nel calcio moderno è improponibile. E secondo me è improponibile in tutte le categorie, anche in Serie C, perché calcio moderno, che è fatto di corsa e di intensità, come dicevamo prima, necessita che una squadra sia sempre una squadra corta. Io ho visto sin dall'inizio un Lecce schierato, però in maniera un po' troppo sbarazzita, sì, però, da questo punto però di forse... vista. E soprattutto con quelli qua è stato, col Trapani è stato schierato, come dice l'avvocato, in maniera troppo sbarazzina. Quattro da una parte, quattro dall'altra, e due al centro circondati dai centrocampisti. Sì, però secondo me, ragazzi, dobbiamo ragionare su una cosa, che comunque, tornando al discorso di Conte settimana scorsa pure l'ha evidenziato, noi non facciamo più il 4-2-4, il 4-3-3, perché ci è venuto a mancare un giocatore come Pepe. Comunque il 3-5-2 è nato anche per il discorso di Pepe, ma Conte ha iniziato a utilizzare il centrocampo a 3 avendo Pirlo in mezzo, quindi in un centrocampo con un 4-2-4 Pirlo aveva bisogno, insomma, accanto di due giocatori che sono eccezionali come Vidal e Marchisio. Però io dico, è giusto punire troppo Toma, puntargli troppo il dito a Toma, visto che è subentrato in una squadra che non è fatta per il suo 4-2-4? Cioè, Toma, è giusto valutarlo l'anno prossimo con un 4-2-4? Il mio era un discorso generale, voglio dire, non era finalizzato ad una critica a Toma assolutamente, perché il problema riguardava forse anche il Lecce di Lerda. Beh, ripeto, uno può giocare in moduli 3-4-3, voglio dire, i moduli sono quelli, alla fine si scende in campo, ma se non c'è la volontà di sacrificio, la mentalità vincente, la mentalità di aggredire l'avversario, di giocare corti, di aiutare in difesa, di difendere, attaccare in 11, voglio dire, in tutte le categorie si soffre. Io quello che notavo, sia nelle partite in casa sia quelle in trasferta, tante squadre che sono nettamente dal punto di vista tecnico inferiore a noi, però hanno una volontà di sacrificio, un tipo di corsa, un tipo di capacità di soffrire che rispetto a noi riescono, diciamo, a sopperire a quella differenza. Sono più rodate per questo, esatto, per questo, perché sono più di categoria. È un aspetto, come giustamente evidenziato l'avvocato, è un aspetto, lo spirito di sacrificio è un aspetto che è stato un po' carente, ecco perché questo a proposito delle responsabilità dei giocatori. Ok, allora l'ultimo messaggio e chiudiamo. Per quanto Depa ci scrive, per quanto riguarda il gruppo non credo che Ceva sia un problema, con l'allenatore invece sono convinto che sia molto istintivo. Bene, allora chiudiamo qui questa puntata di Pianeta Lecce, chiudiamola sinteticamente con un pronostico, se lo volete fare. Reggiana Lecce che ha vinto in trasferta l'ultima di campionato, ha fame di punti per salvarsi, sarà una battaglia, dicono da Reggio Emilia. Guardate, se dovessi fare il pronostico, no, due fisso, perché la Reggiana tecnicamente rispetto a Lecce non c'è proprio paragone. Il problema sarà l'atteggiamento mentale del Lecce e l'intensità di gioco, per usare un'espressione cara all'avvocato, perché se ci sarà intensità di gioco da parte del Lecce, un atteggiamento mentale autorevole, positivo, non solo vinceremo, ma vinceremo con largo margine. Io, anziché un pronostico, se me lo consente, vorrei fare un'esortazione. Okay. Ormai non c'è più tempo per le discussioni, adesso è il momento, come dicono in Curva Nord, fuori gli attributi, fuori gli attributi, 5 gare e ci giochiamo tutto, bisogna allora, in un modo o nell'altro. Pronostico secco, vinciamo 1-0, gol di Giacomazzi. Allora chiudiamo qui questa puntata di Pianeta Lecce TV, mi raccomando, noi ci vediamo settimana prossima, ovvero sia martedì. Giovedì non andiamo in onda perché saremo in collegamento streaming a Corzano, perché ci sarà
una manifestazione patrocinata dalla provincia di Lecce in collaborazione con l'Unione Sportiva Lecce, lo sport per la vita, diamo un calcio alle droghe, ci sarà una tavola rotonda con Antonio Toma, Cosimo Chiricò, Filippo Falco, poi ci sarà Silvia Famularo, ci sarà insomma Giancarlo Castignano di Radio Venere, Dario Stefanelli di Pianeta Lecce che faranno le domande ai tre giallorossi. Voi potete gustarvi comodamente da casa sul vostro salotto questa tavola rotonda in diretta streaming su Pianeta Lecce TV. Mi raccomando, noi stiamo sempre vicino a voi, cerchiamo sempre di informarvi, voi cercate di stare vicino alla squadra giallorossa che in queste ultime 5 partite di campionato darà tutto per riportarci in Serie B. Alla prossima.